intanto è un front office che vuole dare risposte certe ai cittadini, vuole erogare servizi. Abbiamo riqualificato questo punto in cui nella ATM in liquidazione c'era già un piccolo bar, ma noi abbiamo preferito dare, come dire, maggiore rilievo invece all'erogazione dei servizi, quindi a creare un punto in cui chi ha necessità di avere i servizi di ATM, vuole utilizzare i servizi di ATM, lo può fare tranquillamente, e questo front office è stato realizzato proprio per dare in tempo reale tutte le risposte, tutto ciò che in questo momento si fa, per esempio, nei nostri info point al Cavallotti o si fa qui nei nostri uffici, ora si farà regolarmente qua, si può fare tutto direttamente qui, quindi pass, rilascio abbonamenti, qualunque tipo di attività deve essere svolta può essere realizzata qua. Oltre chiaramente a ricevere quelle informazioni sulle linee, su eventuali ritardi, su qualunque problematica ci sia nell'ambito dell'esercizio, questo ufficio è in grado di dare tutte le risposte che servono. Abbiamo anche previsto un punto di ristoro, e questo, diciamo, per rendere anche più confortevole e tranquilla magari l'attesa nel momento in cui ci sono magari scadenze, che so, inizia l'anno scolastico, gli abbonamenti, o come sta accadendo in questi giorni il bonus trasporti, ad esempio. Ci sono tanti cittadini interessati e chiaramente si può creare magari qualche minuto, può avere qualche minuto di attesa, e quindi abbiamo un punto di ristoro che è disponibile chiaramente non solo per coloro i quali sono i nostri clienti e i nostri utenti, ma anche per il nostro personale. La tabella di marcia è che entro dicembre ci dovrebbero consegnare quasi 30 autobus, tra autobus mild hybrid e una parte di bus Euro 6 con i fondi PON. Poi abbiamo anche in arrivo anche gli elettrici, dei bus elettrici molto piccoli che ci servono per fare servizi mirati al centro della città. Quindi c'è una sorta di grande evoluzione. E poi stiamo lavorando già alla fornitura, quella importante, con i fondi PNRR, i 55 milioni di euro che ci consentiranno di avere 90 nuovi autobus elettrici, e quindi sostanzialmente a quel punto la flotta sarà principalmente elettrica. Quindi un grande risultato, un grande obiettivo al quale stiamo lavorando, perché non è solo, come dire, l'aspetto di acquistare l'autobus, è anche l'infrastrutturazione che ci deve essere dietro, perché 90 autobus devono essere caricati, quindi si deve creare una struttura appunto per la ricarica, e proprio per questo si sta facendo la riqualificazione del nostro piazzale. I lavori già sono in corso, non solo, ma abbiamo anche, si realizzerà anche un'importante struttura con pannelli fotovoltaici, e al sotto di questa struttura chiaramente i bus si ricaricheranno, quindi una struttura che, come dire, si genera energia elettrica che va direttamente subito sugli autobus che sono messi in ricarica, quindi un ulteriore fattore di economicità.